Ciao a tutti amici di Player Inside, lo so che stavate aspettando questo video con ansia, cioè il nostro confronto tra la fottutissima Xbox fottuta One e la PS fottutissima 4. Non si è capito neanche di cosa stiamo parlando, comunque PS4 e Xbox One. Ovviamente parleremo delle nostre impressioni principalmente riguardo alle console in sé, non ai giochi. Esatto. Quelli poi verranno dopo. Innanzitutto l'aspetto estetico. Sì. Allora, a me personalmente piace un po' di più la PlayStation 4 perché la trovo più piccolina, più accattivante, un design un po' più studiato rispetto all'Xbox One. Però devo dire che anche l'Xbox One, che all'inizio avevamo un po' criticato per la sua somiglianza a un videoregistratore, non è male. No, non è affatto male. Il salotto fa la sua bella figura. Sì, si piazza lì e non fa piazzare nient'altro né a destra né a sinistra perché è grande quanto una motopala. Però diciamo che tutto sommato ha quella peculiarità high tech, quindi in un certo senso è un bel pezzo di tecnologia, diciamo. Sì. Anche se ho notato qualche debolezza nelle giunzioni, cioè giuntù, cioè tra un punto e l'altro, nei bordi, se vedete, se voi ci andate a premere, si smuovono quel tantinello che fa pensare: come cazzo è fatta sta plastica? Però in realtà è una bella macchinazza, ben ventilata, molto molto bella dal punto di vista proprio prettamente high tech, quindi i geek e i maniaci della tecnologia forse preferiranno quella. Anch'io però mi associo al parere della nostra carissima Midna e preferisco la PlayStation 4 come estetica, quindi parliamo esclusivamente dell'estetica della macchina. Sì, poi bisogna anche ricordare che l'Xbox One, oltre ad essere abbastanza pesante, ha anche un alimentatore esterno abbastanza ingombrante. Invece la PlayStation 4, no, ha un filino proprio così. Ha l'alimentatore interno, tant'è vero che si sente quando si accende e spegne la console. Tic, tac. Non è proprio una bella cosa, però. La prima volta l'abbiamo sentita, siamo saltati e abbiamo detto: ma si è fottuta la PlayStation 4, proviamo a riaccenderla prima che non si riaccende più. E invece è proprio così. Ora magari ci verranno a dire: non è vero, è solo la vostra, la mia non fa così. Ma speriamo io. Oh, una breve parentesi per quanto riguarda i decibel, giusto? Raggiunti dalle due piattaforme, dalle due console. Diciamo che abbiamo fatto, diciamo, il test su strada e tutto sommato abbiamo rilevato che Xbox One è più silenziosa. Sì, è qualcosa proprio leggermente. Sono entrambe molto silenziose. Molto silenziose. Rispetto alla PlayStation 3. Vi ricordate l'Xbox 360? La PlayStation 4 si fa sentire, cioè io speravo che in modalità stand-by non si sentisse nulla, come se fosse spenta, invece oltre ad accendere la lucina arancione si sente molto. Lui dice no! Mi permetto di dire che tutto sommato è veramente silenziosa, sì, anche la PlayStation 4, però lei è la principessina. Io non sopporto un rumore. Pensate, una volta sentiva il ticchettio di un orologio di un passante a 3 km da qua, quindi un po' sensibile. Comunque devo riconoscere che effettivamente la PlayStation 4 è lievissimamente più rumorosa, quindi un punto a favore di Xbox One e stiamo sull'1. I controller, altra, diciamo, nota dolente, no, anzi, no, sono due bei controller. Bellissimi controller. Però noi partiamo dal fatto che io, diciamo, punti critici, odiavo quello della PlayStation e amavo quello dell'Xbox. Adesso devo dire che quello tutte della... e due, ma sì. Si sa, io sono bigamo sotto questo punto di vista. Il controllo della PlayStation 4 l'ho trovato più ergonomico, più meglio. L'hanno ingrandito leggermente, quel tanto che basta a sentirlo meglio durante il gioco. Sì. Mi sembrava un po' troppo leggero e sfuggente il vecchio controller. Poi ovviamente ci salterà qualche caratteristica, magari ce la stiamo scordando, il nostro giudizio così a caldo, sì, a caldo, pochissimi perché... giorni dall'acquisto delle due console, però devo dire che il controller della PlayStation 4 ha di bello il fatto che non ci si devono mettere delle fottutissime batterie esatto, né comprare a parte un fottutissimo player charge kit che probabilmente la Microsoft ci avrà speculato questi player charge ai tempi della 360 e ha deciso di rifarlo con Xbox One, oppure semplicemente non sono riusciti a fare un controller veramente next gen sotto questo punto di vista, cioè fanculo le batterie, fanculo quindi anche l'inquinamento, a comprare a parte delle batterie il player charge kit e via dicendo. Invece il controllo della PlayStation si attacca alla console come il vecchio controllo della PS3. Ma dico, Microsoft, quanto ci voleva farlo così pure voi? Il fatto che si accende la lucetta davanti, sì,
che cambia colore, non ho capito ancora bene in base a cosa. Il controllo ha il touchpad centrale, che tra l'altro è pure cliccabile, è una bella cosa. Ha l'audio interno, nel senso, sì, cioè voi sentite parlare come il controller di Wii, come il gamepad di Wii U, sì, però veramente con un audio molto ben definito. Sì, una ottima, cioè, qualità. Cosa ha di buono il controller della One? Sostanzialmente, allora, il controller della One ovviamente è figlio del fantastico controller della 360. Quindi... Però stai dicendo un insulto. No, 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 no. Però devo fare un piccolo appunto, se posso permettermi, che ho trovato i tasti dorsali, non i trigger, i tasti dorsali, leggermente, sì, più ravvicinati, non so, mi sembrano un po' più scomodi da premere. In realtà è più un'impressione. Sì, cioè all'inizio ho avuto anch'io questa impressione, poi in realtà giocando a FIFA, che è il gioco che più di tutti, sì, mette alla prova, diciamo, cioè io passavo a FIFA da PlayStation 3 a FIFA su Xbox One, quindi io più di altri, diciamo, posso dire che effettivamente in realtà mi sono trovato benissimo. Quindi tutto sommato promossi anche i tasti dorsali, è più un'impressione quella tua. Devo dire che sono invece ottimi sia i grilletti, i trigger, che tutti gli altri tasti. Il D-pad è eccezionale, ma sotto questo punto di vista pareggia più o meno con quello della PlayStation 4. E una cosa eccezionale che la Sony non ha mai fatto è gli analogici asimmetrici, in diagonale, l'uno rispetto all'altro. Quella è una cosa, marchio di fabbrica davvero straordinario, che secondo me negli FPS la fa veramente la carta vincente, per non dire del fatto che comunque c'è la vibrazione anche sui triggers, che tutto sommato ho trovato bella a metà, nel senso che certe volte trema proprio il dito e rompe un po' i coglioni, però magari per chi soffre di artrite reumatoide, non lo so, si potrà disattivare, io non voglio disattivare. Comunque il discorso è questo, magari è una cosa a cui devo fare l'abitudine. E poi sempre i fottutissimi analogici del controller dell'Xbox One hanno di buono il fatto che siano veramente antiscivolo, cioè sono, come diceva, salutiamo lo zio True Icarus, non ti scivolano neanche se hai le mani fatte di olio, di olio. Tutto sommato, per quanto riguarda i controller, direi un pareggio. Diciamo 1-1. Quindi siamo su 2-2, attenzione. Sì, 2-2. La dashboard. Oh. E qui comincia tu. Cioè la navigazione della console. Allora, io una cosa che ho notato quando c'è stata la PlayStation 4 è stata una frase che mi hai detto tu, effettivamente, si vede che è proprio una console per giocare. Cioè è di una semplicità unica. Allora all'inizio io sono rimasta un po' delusa perché mi somiglia tantissimo alla vecchia dashboard della PlayStation 3 che io odiavo visceralmente. Era un po' incompleta. Invece questa qui, sì è vero, è sempre figlia di quella, però è più sempre figlia tu di... Tu vuoi risultare, ma andiamo avanti. Però è decisamente più semplice, non lo so, è immediata, semplice, intuitiva, sì. È ancora molto povera di contenuti, cioè non sono riuscita a cambiare neanche il colore dello sfondo, queste cose. Sì, i temi ancora non sono personalizzabili, a meno che non ci sia sfuggito a noi. Comunque devo dire che effettivamente è una gran bella dashboard. Bellissima. Allora, io dico, sono belle entrambe, quindi adesso parlo io di quella dell'Xbox One, sì, diciamo. Quella dell'Xbox One, tutto sommato, è una bella dashboard, anche perché io adoro Windows 8, come Metro, il Metro style, diciamo. Però devo dire che tutto sommato, come sistema operativo, è un po' più macchinoso, un po' più confusionario e più difficile da usare di quello della PlayStation 4. Quindi devo dire che quello della PlayStation 4 è vero che è figlio di quello della PlayStation 3, però tutto sommato riesce bene nel suo intento, cioè hai dappertutto, hai il multitasking come ce l'hai su Xbox One, hai tutto sotto controllo come ce l'hai su Xbox One. Poi però su Xbox One ci sono tutta una serie di operazioni accessorie e di cose che tu puoi fare contemporaneamente che alla fine, per tutta la confusione che si viene a creare, non le fai, oppure le fai a metà. Per quanto riguarda, cioè, la gestione dell'installazione dei giochi, la percentuale su Xbox One non è chiara. Che vuol dire? Che se tu cominci a inserire un CD, installi il gioco va avanti con la percentuale di installazione, va tranquillo. Però a un certo punto, se fai pronto per iniziare, cominci a giocare, e lui ti dice c'è un aggiornamento di 6 giga da installare, beh, lo installa, ti dice solo la percentuale complessiva che rimane ferma, quindi a quella determinata percentuale, a quella della scienza, è un bordello. Questa cosa la devono migliorare, e ho saputo da fonti autorevoli, il nostro amico Simone Azzarello, che è VP della Microsoft, che miglioreranno questa cosa. Quindi vogliamo. Si tratta, attenzione, di accorgimenti software per questo parametro, infatti
sì, vince la PlayStation 4 1-0 secondo me per l'immediatezza. Sì, anche perché anche la velocità di download è velocissima, la velocità di gestione delle installazioni. Però effettivamente, essendo che da un momento all'altro queste sono cose software che sì, si possono cambiare, potrebbe darsi anche fra un po' l'Xbox One avrà un sistema operativo 10 volte meglio. Vabbè, le nostre sono così, prima impressione. Esatto, non prendetele come console war, no, come preferenze assolute da parte nostra. Perché noi le consigliamo entrambi. Le console fanno, sono fatte dai giochi, quindi per adesso stiamo quindi sul 3-2 per la PlayStation 4. Sì. Per quanto riguarda la velocità di installazione, cioè il tempo necessario a far installare un gioco su PlayStation 4 e su Xbox One, su PlayStation 4 il tutto è più veloce. E per adesso non c'è una spiegazione plausibile, perché il lettore Blu-ray è sempre Blu-ray a 6x di velocità. Il sistema operativo e la console, quindi l'hardware, sono più o meno equivalenti. Ora, che sia PlayStation 4 più potente o Xbox One, questo ancora non ne siamo certi, anche perché ci sono troppe voci al riguardo. Quindi tutto sommato è inspiegabile il fatto che su Xbox One ci voglia di più per installare un gioco rispetto a PlayStation 3. Anche perché una volta era il contrario. Cioè su Xbox One installava mentre scaricava e tutte queste cose. Xbox 360, scusate. Quindi anche su questo parametro vince PlayStation 4 per adesso, quindi 4-2 per PlayStation 4. Adesso vorrei menzionare una caratteristica che ha la PlayStation 4, che è il tasto share, cioè il fatto di poter condividere le vostre partite online in due modi: o registrando quello che state facendo e mettendolo su Facebook, quindi come partita da pre-registrare, come screenshot, come approvato del video. Oppure la cosa meravigliosa che ho trovato, pubblicarla live, cioè proprio fare su Twitch e Uplay. Su Twitch e Uplay. Uplay. Uplay è quello di Ubisoft. Sì, infatti. Sappiamo Ubisoft, cioè la stessa cosa ci segue sempre. È veramente bellissimo, sia per chi condivide, infatti noi faremo tante cose, tante iniziative, vorremmo sfruttare. Abbiamo aperto il canale Twitch di Player Inside It, attenzione, Player Inside It. Lo scriviamo. Perché Player Inside era già preso, quindi ho messo Player Inside It, che sarebbe punto it. Sì. Quindi ci trovate lì, ho visto che già alcuni si sono iscritti, mi raccomando seguiteci anche su Twitch perché ne vedrete delle belle. Praticamente si può sbirciare in tempo reale tutto quello che stanno giocando gli altri. Io ieri ho guardato tutto, anche l'amico Dino Lanara abbiamo visto che giocava Call of Duty Ghost. Se voi non avete un gioco, non vi va di scaricare la demo, potete guardare gli altri che giocano in tempo reale senza alcun caricamento, cioè veramente velocissimo. Fantastico. E adesso dobbiamo parlare del Kinect. Il Kinect. Perché era incluso nella confezione obbligatoria, quindi bisogna parlarne. Ecco, noi che abbiamo sempre detto fottuto Kinect. No, io non lo dico. Fottuto Kinect. Esatto. E tutto sommato invece devo ricredermi per certi versi. Cioè il Kinect io non l'ho mai voluto, non l'ho mai comprato per Xbox 360, me l'hanno regalato, ma è un altro discorso. Ci ho fatto giusto 2-3 recensioni, non mi è mai piaciuto. Però devo dire che su Xbox One è perfezionato. Sì. I comandi vocali, parla di vocale alla mia. Sono divertenti i comandi vocali. È carino, è molto utili, comodi, soprattutto quando per esempio si è in gioco e vedevo lui che giocava a FIFA e mi cambiava sempre Llorente. Mi cambiava la formazione. Cambi Llorente, Giovinco, cambi Messi, cioè mi faceva uscire Messi mi faceva uscire questa. Mettete il mi piace se siete d'accordo con me a far uscire Messi. È uno scempio. E mi faceva entrare Pedro, cioè così, a caso, era il primo che si puntava per provare il Kinect. Poi mi cambiava la telecamera, così il Kinect cambia visuale dinamico. Sì. E io giocavo a cazzo, ho perso tutte le partite perché lei c'era accanto per vedere il film. Però è una bella cosa, se fossi stato solo sarebbe stato molto più funzionale. Almeno abbiamo visto che però è molto utile da questo punto di vista. Sì, sicuramente anche per altri giochi verrà sfruttata via via, sì, sempre meglio. Certe volte bisogna parlare un po' troppo chiaramente, certe volte bisogna alzare un pochino la voce e di notte, quando gioco io, cioè, non è consigliatissimo. Ma soprattutto perché se messo vicino al televisore, l'audio del televisore sovrasta quello. Non troppo, perché tende a isolarlo, è fatto bene, è un bel congegno. Sì. Però tutto sommato, effettivamente, dai, non è perfetto, ma anche questo ritengo che via software si potrà potenziare, migliorare. Comunque, questo è un punto tutto a favore di Xbox One, perché Kinect ci ha sorpreso positivamente, quindi tutto sommato una bella sorpresa. Anche se
anche se posso permettermi, pagato, siamo stati costretti a pagare. Sì, 499 euro. Quindi, nel senso, 100 euro in più, quei 100 euro in più li giustifico solo col Kinect. Diciamo, il fattore prezzo, dobbiamo dirlo. Certo. Con 399 euro ti porti a casa una PlayStation 4 che ha tante belle caratteristiche. Mm. E quindi questo è un punto in più di PlayStation 4 rispetto a Xbox One, che ne costa 4,99. È vero che ti danno il Kinect, però è anche vero che il Kinect, come abbiamo detto, ci ha sorpreso positivamente, ma continuiamo a ritenerlo non indispensabile. Mm. Su questo punto di vista appoggiamo ancora una volta lo zio True Eagle, su cui ci troviamo molto d'accordo. Mi raccomando, visitate il suo canale, perché è un altro che di videogiochi ne sa, mm-hmm, se ne intende. I suoi vlog tra l'altro sono pure divertenti, poi basta, non è che qua la pubblicità di True Eagle. Ciao True Eagle. Adesso sono i giochi, mancheranno quelli da testare e poi quelli ne parleremo. Adesso finalmente siamo arrivati alla resa dei conti, adesso toccherà ai giochi. E finora le line up, questo lo possiamo dire, è un meno 20 per entrambe le console. Due line up di merda. Man mano leggerete le mie recensioni su playerenza.it, mi raccomando seguiteci anche lì. Se vi piace leggere, se no. E per oggi è tutto, quindi speriamo di esservi stati utili per un orientamento all'acquisto, anche se riteniamo che le due console siano pressappoco equivalenti nel complesso. Abbiamo giudicato proprio col pelo nell'uovo i vari punti che abbiamo esaminato, quindi ha vinto la PlayStation 4, ma ripetiamo, non è una gara, no. Non è console war, in questo canale non si fa console war. Noi vi salutiamo e vi diamo appuntamento al prossimo video, alle prossime news della settimana, certo. Mi raccomando, la domenica o il sabato, adesso forse qualche definiamo, seguiteci in ogni caso. Alla prossima! Alla prossima!